Buonasera a tutti voi amici sportivi appassionati di rally, appassionati di motori, 34esima e lo devo dire, ultima puntata di questa lunga stagione che è iniziata in pratica a settembre 2018-2019, dedicata al mondo dei motori. Si chiude quindi la quinta stagione questa sera di una trasmissione che era partita con cadenza quindicinale che devo dire anche con molta soddisfazione, anno dopo anno ci è cresciuta un po', tra le mani, anche perché il mondo del motorismo della nostra provincia è quanto mai vivo. E credo che per confermare tutto questo, stasera abbiamo due graditissimi ospiti che vanno con noi a chiudere questo programma. Sono intanto con noi, lo vedete qui accanto, Mauro Lenci, Buonasera a conosciutissimo tutti. pilota Buonasera lucchese. Buonasera Mauro. a Detto tutti. bene, conosciutissimo pilota. Conosciuto, sì, dai, conosciuto. Conosciuto. E poi il presidente di ACI Lucca, Luca Gelli. Buonasera a tutti. Luca Gelli, in scadenza mi dicono di mandato, è così Luca? Sì, In scadenza. sta scadendo il quadriennio che mi era stato affidato appunto 4 anni fa e a giugno abbiamo il rinnovo degli Sono organismi. già passati 4 anni, sembra ieri. Già passati 4 anni, abbiamo Poi ci racconti fatto. che quadriennio è stato. Volentieri, Credo volentieri. di poterlo già dire che insomma è stato un quadriennio piuttosto significativo e importante. Mauro, ma corri sempre, fammi capire. Perché Sì. quest'anno non ti abbiamo ancora visto all'opera, parlo del 2019. No, nel 2019 ancora non ho iniziato, però inizierò senz'altro con la Coppa delle Ville Lucchesi, voluta e realizzata fortemente dal presidente E dell'ACI. che ha, possiamo dire, in mano Che ha il in mano Deprian, tutto e il Deprian, scalpita per sì, che scarpe per parlarne, comunque parlarne. voluta fortemente da Luca Gelli e devo dire che l'anno scorso è stata una bellissima manifestazione, quest'anno senz'altro crescerà a dismisura, un po' come la tua Beh, trasmissione. sono con. No, della mia trasmissione, della nostra trasmissione, ti ringrazio, però. Ma altri rally, altre cose in mente di Poi fare, cosa dice c'è Mauro? in programma anche il Rally Città di Ecco, lì Lucca, non puoi che quella non mancare, posso mancare, se non parto io molto probabilmente decideranno di non farlo. no? E poi naturalmente vediamo verso il finale della stagione di mettere in piedi qualche altro impegno agonistico. Quante volte l'hai corso? Per rimanere, hai fatto tantissime gare, no? Ma il Città di Lucca, che è la gara di casa, quante volte l'hai fatto Allora, più o meno così? io O hai perso il ti conto? dico quando ho iniziato. Allora, il Ah. primo Rally Città di Lucca è stato effettuato da me nel 1981. 81? 81. Ho avuto il Eri piacere di molto molto vincerlo giovane allora. molto, 21 anni. Ho avuto il piacere di vincerlo 3 volte. La Vabbè. cosa molto, che mi fa Ah, poi molto, mi dà molto Michelini ti ha orgoglio. Beh, superato mi poi. ha superato, però io 3 volte intanto sono Insomma, riuscito a il tuo giudicarmelo. triplete l'hai fatto, Il mio no? triplette l'ho fatto, Se sì. parliamo di triplete si aguzzano le idee anche al presidente, no? Che ho scoperto stasera tifoso interista, tra l'altro. Sì, Stasera anche te hai perso un quarto d'ora di vita, immagino, anzi. a noi purtroppo tocca raramente di avere delle soddisfazioni, abbiamo una cadenza un po' Allora, se però lunga. vogliamo fare una battuta e poi chiudiamo subito questa parentesi calcistica, il triplete agli altri non tocca mai. Vabbè, senti, vuoi partire dalla Coppa delle Ville Lucchesi? Perché so che è una manifestazione sulla quale avete puntato molto, che vi ha dato grandi soddisfazioni nel 2018 e sulla quale, insomma, puntate molte fiche anche quest'anno, no? Sì, io vorrei ricordare, se ho la possibilità, un piccolo percorso che abbiamo fatto. Allora, intanto devo collocare l'Automobile Club. L'Automobile Club è una federazione del CONI ed è la Certo, federazione certo. del CONI che si occupa dello sport motoristico a 4 ruote e quindi gestisce, organizza e supervisiona tutte le gare che si svolgono a livello nazionale. Poi le singole province hanno la responsabilità della verifica e del controllo delle gare che si svolgono sul territorio. E quando sono stato eletto come presidente abbiamo deciso, insieme a quelli che con me hanno amministrato l'ente in questi 4 anni, di provare a prendere la licenza proprio come Automobile Club per organizzare le gare. Abbiamo preso la licenza, abbiamo fatto tutto il percorso ufficiale affiancandoci a organizzatori importanti in gare importanti A e abbiamo cominciare dal ottenuto. Rally del Ciocco, A possiamo cominciare dal Rally del dirlo, Ciocco, prova di campionato italiano. Abbiamo ottenuto questa licenza e a quel punto lì ci siamo guardati un pochettino intorno. Non volevamo in nessuna maniera entrare a gamba tesa in quello che sono calendari ormai storici di territori che aspettano le loro gare, quindi non volevamo né sostituire né andarci insomma, invadere il campo altrui, dai. Esatto. E quindi guardando tra le varie date e tra le varie formule abbiamo scelto di far correre sul nostro territorio in un periodo che non danneggia nessuno le auto storiche anziché le auto moderne. Ed ecco che è nata appunto questa idea del rally storico.
E poi noi abbiamo degli scenari... Coppa Ville Lucchesi dice già tutto. Abbiamo degli scenari naturali che sono splendidi e quindi abbiamo ripreso la tradizione del vecchio rally dello Zoccolo, ripercorrendo le strade che a suo tempo resero famose le macchine che oggi richiamiamo a correre sul nostro territorio, e poi l'attualità, queste meravigliose colline, queste meravigliose ville che anche quest'anno faranno da scenario alla nostra manifestazione. Dacci qualche indicazione sulle date, mi sembra metà. Allora sì, metà praticamente giugno. Noi abbiamo preparato questa brochure che è già da un po' di tempo che gira, fissa le date nel weekend del 12 e del 13 di luglio. E quest'anno ripercorriamo le stesse tre tappe che abbiamo fatto l'anno scorso e invadiamo in maniera colorita un nuovo comune che è il comune di Alto Pascio, dove faremo la partenza e faremo un riordino. E le tre tappe che noi, allora, intanto ci tengo a precisare che rispetto all'anno scorso abbiamo fatto ci è stato riconosciuto un salto di qualità come categoria, nel senso che il rally storico quest'anno è valevole per il trofeo rally di zona e addirittura ci hanno dato il titolo di campionato italiano per la regolarità media, quindi all'interno della nostra gara subito un bel salto oltre alla manifestazione allo Star. Chiaramente il nostro obiettivo è cercare di fare un pochettino meglio, come diceva Mauro dell'anno scorso, ti ringrazio per l'augurio, e perché vorremmo portare la prova di campionato italiano rally in Toscana con questa manifestazione nelle Ville Lucchesi. Mauro Lenci, ci sarai a questa Coppa? Non posso mancare. Perché... Con che macchina sarai al via? Ma quest'anno, come l'anno scorso, però con una preparazione un po' più accurata, ho riesumato la 205 GT 1009 Gruppo A, con la quale vinsi il rally Città di Lucca nel 1988. C'è una vettura che ha Di una vettura che ha 31 anni. Sì, ha 31 anni, esatto. 31. È stata riesumata l'anno scorso un po' in fretta e furia, quest'anno con una preparazione un po' più accurata, che sarà sicuramente molto più competitiva, e spero di far bene, molto meglio dell'anno scorso. Ora con te voglio, appena sarà pronta la regia ci proporrà qualche immagine, voglio parlare anche insomma di quella che è stata questa prima parte della stagione nel mondo del rally. Tu che sei un pilota, che hai fatto tante gare, che idea ti sei fatto di questo 2019, campionato italiano, insomma, del rally, quella che è la realtà con Andreucci, che dopo tanti anni insomma non fa più il campionato italiano, poi vedremo quello che succederà in futuro. Queste intanto sono alcune immagini del rally del Ciocco, vedete, da noi ormai sono giorni e giorni, cioè da noi maggio continua a piovere, a marzo sembrava primavera. Vabbè, questa è una considerazione però meteorologica che non c'entra niente. Mauro, che idea ti sei fatto di questo campionato Ma italiano? Quest'anno qualcuno dice che è più interessante, visto che è più equilibrato. Ma senz'altro quest'anno Paolo Andreucci è mancato, perché io ritengo che sarebbe stato tra i protagonisti senza dubbio. E diciamo che quest'anno questo ci sono... Questo è stato il nostro Rudy Michelini, eh? Ci sono tanti, tanti contendenti molto competitivi, abbiamo anche l'invasione di Craig Breen, che è uno scozzese che ha vinto a Sanremo, è un pilota che ha militato nel mondiale con una WRC Plus fino all'anno scorso, perciò è un riferimento molto importante per tutti, e in effetti al Ciocco ha preso le misure e poi a Sanremo ha fatto quello che si pensava. Si è saltato la prima prova su terra, Campedelli, Rossetti, Basso, Crugnola, sono questi, cioè ci sono diversi nomi. Sono questi che possono vincere il campionato. Sono più di uno, tutti molto giovani, molto competitivi, e in effetti quest'anno sembra che sia molto più interessante a livello di classifica. È vero relativamente, perché comunque anche Paolo Andreucci, gli ultimi che ha vinto, se li è dovuti sudare, non è stato affatto facile. Presidente, voi avete collaborato, come dicevi prima, col Ciocco, state collaborando col Ciocco, è stata un'edizione questa del Rally del Ciocco di quest'anno per tutta una serie di motivi, non ultimo l'aspetto meteorologico, veramente bellissima, no? Ma allora io l'ho seguito chiaramente da appassionato, oltre che da presidente dell'Automobile Club di Lucca, costantemente sulle strade, fino dall'organizzazione con cui mi sono confrontato spesso insieme con Valerio, è stata un'esperienza straordinaria. Da un punto di vista tecnico vorrei aggiungere, oltre a quello che diceva Mauro sui piloti, che anche da un punto di vista tecnico quest'anno avevamo un parterre di macchine veramente straordinario.
come ho avuto modo anche proprio con te di parlarne all'arrivo, avevamo rappresentati tutti i marchi che in questo momento qui a livello mondiale con macchine di categoria superiore stanno facendo le gare. E Ford, per, Citroën, Hyundai, sì, è vero. E per il Skoda e per il pubblico, Ford e per il pubblico è sicuramente una cosa interessante. E a questo si unisce quel pizzico di sale in più data dall'incertezza dei risultati. Tra l'altro mi risulta, allora, al ciò che abbiamo avuto un, anche grazie alla prova spettacolo di Forte dei Marmi, c'è stata una presenza di pubblico straordinaria. E lì apro una piccola parentesi, devo ringraziare sicuramente l'organizzazione, ma in particolare tutti i miei commissari che in forze hanno dato una mano, un supporto alla scuderia di Valerio che organizzava la gara e si sono comportati non per campanilismo ma veramente in maniera impeccabile. Poi la location lì su Forte dei Marmi è fantastica, straordinaria. Sì. Nulla da dire, è diversa dalla Garfagnana, dalla Valle del Serchio, ma è veramente fantastica. Dà il sapore, abbraccia il territorio, sì, provinciale. È stata un'idea vincente, mi sembra, quella lì. Assolutamente sì. Va bene. Complimenti agli organizzatori. Noi sfumiamo queste immagini che non ci stancheremo mai di vedere perché dobbiamo andare in pubblicità. Prima però vi dico subito che quando torniamo parliamo ancora di rally naturalmente, ma voglio parlare col presidente poi di rally, di pista, insomma di motori, col presidente anche dei numeri che esulano dall'aspetto sportivo, ovvero i soci dell'ACI che in questi 4 anni sono leggermente aumentati con un incremento giornaliero che a dirlo... quando me l'ha detto stasera sono rimasto un po' lì, però sono i numeri che parlano, siccome fino a prova contraria la matematica non è un'opinione, forse un giorno ci diranno che anche quello è un'opinione, ma non credo, è così. Allora rimanete con noi dopo la pausa pubblicitaria ancora con il presidente Luca Gelli e con Mauro Lenci che un uccellino ma sussurrato potrebbe entrare a far parte della squadra del presidente Gelli, poi ne parliamo subito dopo. Seconda parte di questa 34esima ed ultima puntata stagionale di Rombo di Motori che vi dico subito, poi naturalmente tornerà dopo l'estate con il presidente dell'ACI Lucca, Luca Gelli, e con Mauro Lenci. Prima di proseguire, presidente, anche Mauro, permettetemi, ne parlava prima il presidente Gelli, di ringraziare, e lo ringrazierò sempre, nel contesto di questa trasmissione, Valerio Barsella, sia per il contributo che ha dato quest'anno e che quello che ha dato, e quello che ha dato soprattutto quando la fase, possiamo dire, di avviamento della trasmissione. È stato veramente per noi un personaggio molto importante. Va bene, Presidente, i numeri mi dicono che dal 2015, giugno 2015 al giugno 2019, cioè pratica d'ora, siamo passati da 16.000 ad oltre 20.000 soci, è così? Parliamo, sì, di ACI Lucca. Sì, allora ovviamente siamo contenti, però a me piace sottolineare che questi numeri qui mi piace pensarli come la conseguenza delle attività che abbiamo svolto in questi 4 anni. Perché insieme ai miei collaboratori, soprattutto al direttore, dottor Luca San Giorgio, che avete visto anche lui con grande passione sulle strade insieme a me a guardare queste meravigliose macchine che corrono, e insieme al mio fiduciario provinciale, la Sandra Paterni, e tutto il personale dell'Automobile Club, abbiamo veramente svolto una grande attività che abbraccia diversi settori. L'Automobile Club l'abbiamo riscoperto in questi anni non soltanto come un ufficio che eroga servizi e che quindi ci permette magari di rinnovare la patente o di rinnovare il bollo alle scadenze. Presidente, quando uno si dimentica che è scaduto, no, avete un personale molto gentile, molto, molto comprensivo. Sì, e poi siamo diffusi sul territorio con 12 delegazioni su tutta la provincia di Lucca, distribuite in maniera omogenea, con personale che nel tempo ha acquisito una professionalità e una capacità di contatto con la gente che ovviamente non viene, non ha uguali in altri uffici. Siamo appunto cresciuti molto, ripeto, i numeri, dicevo prima, secondo me sono una conseguenza dell'attività che abbiamo fatto, perché se si considera semplicemente tutta l'attività sulla sicurezza che abbiamo svolto nelle scuole, ecco, questo è anche importante ribadirlo, sì. Il raccordo col provveditorato, il raccordo con gli insegnanti e i presidi, siamo veramente entrati, abbiamo fatto con dei format che cambiano a seconda dell'età dei ragazzi,
Abbiamo fatto cominciare a entrare l'ASCI nella mentalità di delle persone. E nell'educazione anche civica delle persone. E chiaramente si comincia a parlare di ASCI in casa, si comincia a parlare di ASCI nelle famiglie, i bambini richiamano all'ordine i genitori sulle cinture di sicurezza, sì, sull'uso del telefonino quando sono in macchina, ed è questa la nostra miglior pubblicità. E come dicevi, siamo passati da 16.000 soci 4 anni fa, quando è iniziato il mio mandato, e con orgoglio abbiamo consegnato la tessera numero 20.000 all'inizio di questo anno. Il numero che mi dicevi prima, che mi ha impressionato, siete aumentati di 4 unità al giorno. Eh sì, praticamente considerando la media anche il sabato e la domenica, siamo cresciuti di 3-4 soci al giorno. No, volevo chiedere al Mauro Lenci se sei pronta ad entrare nella squadra di un presidente che ha fatto tanto bene in questi 4 anni? Ma ti ha fatto tanto che ti abbia cercato, per te credo sia un motivo di... Sì, è già un orgoglio, motivo d'orgoglio che mi abbia cercato per far parte di questa squadra. È una squadra molto impegnativa, io spero di essere all'altezza, perché Luca è una persona che quando dirige qualche cosa vuole sempre il meglio e vuole sempre il massimo da tutti. Perciò insomma è una sfida un po' impegnativa. L'esperienza, Mauro, non ti manca, quindi penso che il tuo campo di competenza sarà quello del... Beh, insomma, qualche annetto di, più sportivo, di esperienza altro, ce l'abbiamo, però magari... Io sono convinto di far bene, perché tutta la squadra che lui ha chiamato sono tutte persone molto competenti e adatte per il ruolo che lui ha assegnato. Presidente, perché Mauro Lenci? Ma ho cercato e ho avuto delle risposte positive, di questo sono veramente molto contento, di andare a coprire un po' i vari settori e le varie competenze dell'Automobile Club. E quindi Mauro Lenci perché intanto è inserito nel nostro tessuto commerciale cittadino con le sue attività, e poi è un pilota, e soprattutto in questi anni, nonostante non avesse nessun ruolo all'interno dell'Automobile Club, si è dimostrato di una disponibilità assoluta, prestando la sua scuderia e le sue macchine per delle prove pratiche per i nuovi piloti al momento del rilascio della nuova licenza. E chiaramente questo qui è un fattore di sicurezza molto importante, a cui Mauro tiene molto, e quindi già in questi anni qui abbiamo sperimentato la sua volontà di collaborare con noi. Poi siamo andati nel campo delle istituzioni, avevo il sindaco di Massarosa l'anno scorso, Mungai, che mi ha dato una mano, quest'anno ha accettato di entrare nella mia lista il sindaco di Altopascio, la Sara D'Ambrosio, che è entrata non come quota rosa, ma che è entrata anche lei come a far parte di questa proposta, per la sua passione, per la sua dedizione. Appassionata di motori, Sara. Appassionata di motori, l'abbiamo sperimentata durante il passaggio delle Ville Lucchesi l'altra volta, durante il passaggio delle Mille Miglia, è stata veramente di grande aiuto sul suo territorio per l'Automobile Club. Un avvocato ci vuole sempre, e quindi... Quello dici, non guasta mai, non si sa mai, no vabbè, scherzo. L'avvocato Biagi ci ha dato la sua disponibilità, e poi abbiamo avuto un colpo di fortuna perché con noi aveva collaborato tantissimo il dottor Calogero Laporta, che era presidente, presidente della Polizia Stradale, era a livello provinciale, e è andato in pensione, ma rimane qui sul territorio, e quindi anche lui ha accettato di fare la quinta persona oltre a me in questa proposta che noi facciamo agli elettori il 14 di giugno alla sede di Automobile Club. Che se non sbaglio è un venerdì. Ricordo. Sì, tanto lo dico. Non siamo scaramantici. Comunque Mauro, tra le nuove leve naturalmente c'è sempre la speranza da parte di chi come noi racconta, insomma, le vicende del mondo dei motori, che venga fuori, no? Un grande talento, un campione comunque. Secondo te questa possibilità? I nostri numeri come Lucca sono lusinghieri, no? Sono lusinghieri, no, ma abbiamo anche dei bravi piloti che stanno crescendo, Luca Panzani che sta facendo molto bene quest'anno con... lui fa due ruote motrici e farà comunque anche il trofeo Renault Clio. Il trofeo Renault Clio della zona. La notizia è proprio di queste ore. Sì, ho visto, ho letto. Poi c'è Martinelli che anche lui continua col trofeo Suzuki, anche lui è una promessa, anche lui giovane e che... insomma vuol far bene. Ci sono tanti ragazzi anche che corrono in pista, tipo Pera, che anche lui è giovanissimo. Dovremmo avere delle immagini. Pera sta veramente, devo dire, bruciando le tappe. Sta facendo molto bene. Perché è riuscito in poche settimane, tra l'altro, a vincere, parliamo del
delle prove endurance a vincere la prova del mondiale per quanto riguarda la sua categoria, che è la GTE. Poi la settimana successiva quella dell'Europeo, e qui siamo a Monza. La Porsche gli ha dato il permesso di tornare a correre anche con la sua vecchia scuderia, che è la Abbey Motors di Varese, e lui, per non perdere l'abitudine, no? Ha vinto, certo, anche lì. Quindi qui, Presidente, parliamo veramente di un talento puro, considerando che non ha ancora 20 anni, farà 20 anni credo a luglio, agosto. Sì, ormai Riccardo è entrato nell'orbita dei piloti semi-ufficiali Porsche. Gli auguriamo che, perché la stagione dell'endurance è un po' come il calcio, no? Inizia nel mese di settembre, ottobre, e finisce a giugno con la 24 ore di Le Mans. Quindi in questo momento siamo nel mezzo della stagione, e a lui sono già state offerte delle opportunità importanti. Chiaramente il sogno di Riccardo Pera, il nostro, è che diventi un pilota della squadra ufficiale Porsche per la prossima stagione, che si concluderà appunto con la 24 ore di Le Mans, e noi gli facciamo tutti un in bocca al lupo perché possa esserne un protagonista. Beh, noi a modo nostro lo stiamo così, ve lo stiamo raccontando, ve lo stiamo proponendo, è un modo anche questo di sostenerlo, perché insomma quando capita di avere un ragazzo del genere, quando la Porsche ti prende, ti concede le wild card per il mondiale, diventi insomma non pilota ancora ufficiale ma quasi, e qualcuno mi dice che potrebbe il prossimo anno fare il mondiale, insomma qui lo vediamo appunto in occasione anche della vittoria di Monza, significa che le cose insomma stanno andando in un certo modo. Poi è chiaro che so, la strada, in questo caso la pista, è ancora molto molto lunga. Senti, quando eventualmente la squadra di Gelli si insedierà a metà giugno, come si chiede in questo caso, no? In questi giorni abbiamo avuto le elezioni amministrative, certo. Qual è il primo provvedimento che farai? Cosa hai in mente di fare? Ma intanto che stiamo discutendo ce ne sono vari. Intanto quello che posso dire è che stiamo proseguendo con i corsi di prima licenza che organizza la Sandra Paterni, e che già quest'anno ne abbiamo fatti 3. E sempre con parecchie persone. Quante persone avete licenziato più o meno? Ma allora io numeri precisi non li so, perché poi ne fa sia con me che con altri istruttori, però devo dire che ogni lezione ci sono sempre 15, prevalenza giovani, immagino, tutta gente, ragazzi giovani che hanno, sì, voglia di correre, sì, che hanno voglia di correre, e questo fa piacere, perché fa vedere che insomma l'interesse per il motorismo è sempre vivo e non è una cosa che sta morendo. A proposito, Presidente, di numeri di licenziati, siamo ai vertici nazionali addirittura. Diciamo che siamo fortunati perché abbiamo un bel parterre su cui scegliere. Noi siamo quasi a 800 licenziati in provincia, licenziati sportivi in provincia di Lucca, tra le varie tipologie di licenze, numero che ci colloca Sono tanti, il primo e il secondo posto a livello nazionale tra tutte le province. C'è Brescia, mi dicevi? Sì, Brescia, perché ovviamente lì c'è una tradizione, sì, importantissima, legata, sì, anche alle mille miglia, ma noi non siamo in concorrenza con Brescia, noi siamo veramente contenti che i giovani scelgano Lucca come sede per prendere la propria licenza, e la scelgono anche perché sanno che ci sono dei personaggi come Mauro Lenci che si mettono a disposizione, al di là di quello che sono le norme e le regole che possono studiare da tante altre parti, qui possono respirare veramente l'aria che va respirata all'interno di una macchina, vestendosi come con l'abbigliamento che devono indossare, mettendosi le tute come le devono fare, le cinture come le devono indossare, e chiaramente avendo il consiglio di un pilota con l'esperienza di Mauro Lenci, fa tutta un'altra fanno soddisfazione. Fanno le cose giuste. Senti, l'ultima cosa, poi dobbiamo chiudere, Presidente. Nei prossimi 4 anni, dico eventualmente, cosa c'è un qualcosa di particolare che vorresti fare, se ti sarà concessa la possibilità di essere Presidente dell'ACI per i prossimi 4 anni, quindi fino al 2023? Ma l'obiettivo che ti sei dato. Sì, abbiamo fatto tanto e cercheremo di dare un ulteriore, migliorare l'assetto delle nostre delegazioni per essere ancora più presenti sul territorio, cercheremo di far diventare scuole guide che magari in questo momento qui ci sono, farle rientrare nel mondo dell'automobile club, ma ovviamente la cosa che ci interessa di più è vincere qualche piccola battaglia che abbiamo iniziato, come per esempio ci avete dato una mano anche voi a diffonderla, quella delle cinture di sicurezza sugli scuolabus, sì, certo, che ormai è una proposta di legge che è stata passata all'unanimità sia alla Camera che al Senato, attendiamo soltanto che diventi provvedimento all'interno del nuovo codice della strada,
è una cosa che a noi ci fa tanto piacere, perché ci basta soltanto salvare anche un bambino da un gas che abbiamo ottenuto risultati. Certamente, va bene, ringrazio il presidente Luca Gelli, Mauro Lenci, ti aspettiamo alla Coppa Ville Lucchesi allora. Sì, io sarò presente sicuramente. Va bene, buon lavoro, se dal 15 giugno e quei giorni sarete di nuovo alla guida dell'ACI Lucca, non abbiamo dubbi che farete bene, e noi ci fermiamo qui per questa stagione di Rombo di Motore. Ringrazio tutti quelli che insomma ci hanno tenuto compagnia in queste 34 puntate, i tecnici di Noi TV che come sempre sono stati molto bravi e professionali, tutti voi che ci avete seguito da casa. Rombo di Motori torna dopo l'estate, ma seguiteci perché nei TG Sport di tutti i giorni noi continueremo a parlare di motori. Grazie e buonasera.